grande. Siamo rimasti pochissimi, ma le tesi che molte delle start-up creative se ne siano andate, perché la mia relazione va nel senso che diceva l'onorevole Scani della domanda, della domanda e della sollecitazione alle imprese creative a lavorare su dei contenuti. Quindi la mia, la nostra, grazie ai colleghi Andrini, qui con me, è un'offerta di contenuti sui quali c'è tanto da lavorare. Vado più a braccio rispetto a quanto avevo preparato, che ne stavamo parlando anche adesso, nel senso che l'esperienza nostra è quella dei musei universitari. I musei universitari, che sono un tema importantissimo, mi dispiace che non ci sia più neanche il segretario generale e neanche l'onorevole Ascani, perché abbiamo parlato di patrimonio culturale, abbiamo parlato di musei d'arte, però è anche una startup che si occupa di reperti archeologici, ma c'è tutto il versante del patrimonio culturale scientifico. Patrimonio culturale scientifico che si è organizzato in Italia, che abbiamo organizzato anche se molto faticosamente, quindi pregherei di passare l'altra, molto faticosamente con due progetti di accordo di programma che il Ministero, che il MIUR ha approvato per i propri musei universitari, per valorizzare il proprio patrimonio. Partendo da un primo progetto, se mi fai andare per piacere l'altro, così è definito, è un primo progetto già approvato che ha la pretesa di utilizzare le tecnologie informatiche per fare conoscere il patrimonio culturale, questa enorme quantità di patrimonio culturale dei musei universitari. Quindi abbiamo fatto la rete, sono i più importanti musei universitari in Italia, sono una sessantina di musei, 40 collezioni, una serie di orti botanici, che hanno deciso di mettere in rete buona parte dei loro patrimoni. E metterla in rete prima catalogandola su supporti informatici con un accordo con il Ministero dei Beni Culturali dentro il Catalogo Nazionale del Patrimonio Culturale. E in secondo luogo di creare dei percorsi, e vi farei vedere questa slide, per un portale che verrà messo online tra luglio e agosto, dei percorsi legati a quattro temi fondamentali che sono paesaggi, ambiente, storia, storia della documentazione scientifica, che permettono di contestualizzare gli oggetti e i reperti catalogati del nostro patrimonio culturale universitario, della rete dei musei universitari italiani, sia all'interno dei territori, quindi permettono di percorrere tutta una serie ampia di territori italiani, che permettono poi di e quindi di incentivare, di valorizzare anche il turismo, e dall'altra permettono di visitare i musei. Vorrei farvi vedere, questo è il portale dedicato alle storie, uno dei quattro temi, ma farvi vedere l'altra faccia del portale dedicata a questo agli ambienti, dove sarà possibile all'interno dei territori italiani, che abbiamo diviso adesso a centro, nord e sud, ripercorrere. Puoi fermare qua, questo è invece il portale in fieri, lo comprenderemo con altri percorsi, sarà possibile ripercorrere il territorio italiano rileggendolo attraverso i reperti conservati nei musei, quindi dal percorso attraverso il territorio, sia per leggere l'ambiente, sia per leggere il paesaggio, sarà possibile visualizzare le reperti, contestualizzare le reperti più importanti dei musei e vederne anche il dettaglio della catalogazione scientifica. Quindi è materiale che verrà messo in rete, che verrà messo a disposizione. Cosa c'è da fare? Le imprese creative su questo credo che avranno ampia messa di patrimonio su cui lavorare per virtualizzare, per usare la realtà aumentata, per poter fare sì che questo patrimonio che adesso noi presentiamo, abbiamo scelto di presentare in maniera statica per avere la possibilità di avere tanti documenti sul supporto digitale, possa poi essere meglio utilizzato, meglio fruito, sia da chi utilizza i dispositivi mobili, sia sul dispositivo mobile, sia anche poi per potenziare con strutture, stiamo pensando a strutture di realtà immersiva e di altro all'interno dei musei. Mi fermo qua. Prima di dare la parola a Francesca Barboni, che invito già a venire qua, vi do tre informazioni di servizio. La prima, più ludica, è che per chi si ferma, i coraggiosi che sono rimasti fino in fondo, vediamo qualcosa insieme.